Piccolissima premessa, faccio questo video perché sento la enorme necessità di farlo. Adesso vi spiego tutto. Salve ragazzi, probabilmente vi starete chiedendo perché ho tolto l'ultimo video. Il perché è già nel titolo, ma voglio spiegarmi un po' meglio. Partiamo dal presupposto che togliere quel video è stato un po' un dolore perché è stato il primo video che in una settimana ha macinato 100 visualizzazioni così e anche 5 like così. E infatti io non mi spiego perché quando faccio dei video dove mi impegno un sacco, tipo una MV o delle recensioni, ottengo 40 visualizzazioni in un mese e in un video dove apro una scatola ne ottengo 100 in una settimana. Io sinceramente non me lo spiego, ma non è questo il motivo. Il vero motivo, come appunto è nel titolo, è una cosa che io ritengo fondamentale, una cosa su cui ho riflettuto e che mi ha portato all'eliminazione dello scorso video, ovvero l'importanza dei negozi di fumetti, delle fumetterie. Sto parlando a braccio, quindi questo video magari sarà pieno di taglio, eccetera, ma ci tengo a spiegarvi quello che penso, ovvero il fatto che i negozi di fumetti sono una cosa meravigliosa, sono importantissimi secondo me per quello che è il mondo della nerd cultura per quanto riguarda appunto l'ambito fumetti. Pensate alla differenza tra il comprare un fumetto online, che comunque vi arriva fisico ma online, e andare in un negozio di fumetti. Più o meno è la stessa differenza che vedete tra il videogiocare online e il videogiocare con qualcuno a casa vostra. In che senso? Nel senso che se videogiocate online potete entrare in contatto con persone di tutte le nazionalità di tutto il mondo ed è una cosa fighissima. Però non avete il contatto umano, non avete quello che significa avere uno o più amici in casa a giocare lì fisicamente con voi. E si perde un sacco da quel punto di vista. Esattamente come il comprare un fumetto online o un libro online e andare in libreria o in fumetteria a prenderlo. Perché vi perdete l'incontro e il conoscere il negoziante, vi perdete l'incontro e il conoscere con altri appassionati dai cui possono sorgere anche delle amicizie o comunque delle conoscenze. Nel mio caso possono significare anche altri iscritti. Vabbè, questa è una ragione più o meno piuttosto personale, ma è per farvi capire che le fumetterie sono importanti e vanno sostenute. Io spero che molti di voi facciano questo ragionamento. Io l'ho voluto giusto ribadire ed è per questo che ho tolto lo scorso video e che non lo rimetterò. E ho deciso che d'ora in poi tutti, l'ho già fatto per molti fumetti. Ma d'ora in poi tutti i fumetti che mi prenderò li prenderò solo in negozi fisici e non online perché è meglio così. Anche perché Amazon, se nessuno compra più fumetti su Amazon, comunque vende 1000.000 altri prodotti. Un negozio di fumetti vive di fumetti. A conti fatti, sostenete un meraviglioso mercato. E soprattutto la gente che ci lavora. Quindi io vi spingo ad andare più spesso in fumetteria per comprare i vostri fumetti, anzi se potete fatelo sempre. Lo so che ci possono essere degli sconti allettanti su internet, ma casomai vi capita in fumetteria di trovare quello che volete voi a un prezzo scontato oppure perché è di seconda mano. Io vi dico di provare sempre a farci un salto, poi se proprio non trovate quello che cercate, glielo potete sempre ordinare, voglio dire, le fumetterie sono fatte apposta. E per voi del Cuneese, io vi consiglio di andare sotto in descrizione perché vi lascio il link della pagina Facebook di un negozio di fumetti in particolare che sta a Cuneo. Quindi voi che siete di Cuneo, delle zone limitrofe, andate assolutamente da Cose da Leggere. Questo è il nome del negozio, il link è in descrizione. Premetto che non vengo pagato per fare questa cosa, ma è un mio piacere personale, ve lo assicuro, ve lo prometto.
E come ultima cosa vi dico ancora che il link della pagina Facebook di questo negozio sarà nella mia descrizione. Da qui in avanti in tutti i video, forse non saranno in quelli in cui non parlo di fumetti, ma magari li metterò anche in quelli. E niente, questo video aveva solo questo scopo di ribadirvi questo concetto e dello spiegarvi del perché quel video che sembra che sia piaciuto tanto, io non capisco perché, è stato eliminato. E niente, comunque, come ho già detto nell'altro video, ve lo ridico qui, se volete che faccia delle recensioni di manga, anime, yuri o anche solo un video dove elenco i migliori, farò magari, anzi potrebbe essere uno dei prossimi video. E niente, andate in fumetteria, conoscete tanta gente, compratevi tante belle cose e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!